Ciao a tutti amici del Branco Legendario, sono Noah, bentornati su Planet Zoo. Dopo la vallata dei bonghi, degli okapi, degli ippopotami pigmei, della zona dei Fennec, di quella di Suricati e Facoceri e della zona Orice Oriteropi, oggi siamo qui per costruire il pascolo di bufali, antilopi nere, sì, antilopi nere, di bufali, gazzelle, zebre e lichi del Nilo. La farò abbastanza ampia, infatti voglio farla su due vedute, si può dire vedute, una dall'alto e una dal basso. Scusate se mancheranno i saluti in questo video. Io direi di farla, vabbè, ovviamente i confini con la roccia, perché non è che mi piace sto muro qua a modo industriale, proprio no. E vabbè, comunque ormai penso che manchi pochissimo anche all'uscita del prossimo aggiornamento, io non vedo l'ora. Sono in trepidante attesa, spero in qualcosa di grande, di bello, di ipotamo ceroso, vabbè. No, beh, anche se fosse qualcos'altro potrei apprezzarlo comunque, non dico che deve essere per forza quello, però se arriva sarò felicissimo. Questo mix, sì, mi è stato consigliato da qualcuno off camera, infatti ringrazio quella persona, mi dà un grande aiuto anche nella realizzazione degli habitat, anche a farmi venire le idee e tutto il resto. Però mi ha chiesto di mantenerlo anonimato, per me non c'è problema. E vabbè, questo habitat è stato riempito in due volte perché inizialmente il lichi del Nilo non era previsto, perché nemmeno c'era quando ho costruito l'habitat. Però ho deciso di inserirlo lo stesso perché lo spazio c'era, le specie all'interno andavano d'accordo, quindi ok, vediamo arrivare i primi animali. Ok, qualche bufalo e qualche gazzella. Non buggatevi uno sull'altro, per favore, che mi dà fastidio. Intanto gli metterei qualcosina per mangiare, ste ciotole brutte. E meno intanto se gli viene fame, a parte che il tempo è bloccato, quindi vabbè. È la logica, come al solito. Io direi di fare un bel fiume a metà e di lasciarlo, cioè di non riempire troppo l'habitat, di lasciarlo bello erboso, fare un bel pascolo. Sì, qualche roccia qua e là, ma non eccessiva, in modo da, cioè, da non riempirlo troppo. Voglio lasciargli sì qualche albero per l'ombra, ma farlo sembrare più un pascolo, ecco. Un po' di queste erbette in giro, un po' di rocce. Non so se farla sembrare più una diga o più un ponte di roccia, vabbè, bello in ambi i casi. Ok, gli alberi sulla riva non ci stanno malaccio. Poi nel prossimo zoo non so se saranno ancora gli stessi mix, se saranno diversi, se saranno. Chi lo sa, si vedrà, vedremo. Qua mettiamo una cascata di quelle grosse. Lo so che viene meglio con quelle piccole, però a me non dispiacciono queste qua del pacchetto acquatico. Voi ditemi, non so, qualcosa, qualche commento, qualsiasi cosa. Almeno facciamo anche qualche chiacchierata nei commenti. Sì, a me piace parlare un po' con voi, sia nei commenti, sia in direct, sia in live. Forse live non so quando uscirà la prossima, spero presto perché mi diverto un sacco a farle live. La stalla direi di andare su easy easy, almeno sì, non serve nulla di esagerato alla fine. L'habitat, ok, più o meno ci siamo. Magari direi di coprire qui con le rocce. A proposito, se non vedete dietro gli orici è perché quando ho fatto l'habitat non c'erano ancora. E vabbè, vale anche per altri animali nella zona che. Ok, scusa zebra. Perché sì, gli habitat sono stati costruiti in ordine diverso, però sono anche stati caricati in ordine diverso. Direi qua di fargli tante belle vetrate in modo da poterli vedere anche da questa prospettiva. E ci siamo quasi, sì, cartelloni per far conoscere gli animali, basta che non li ignorano come spesso accade negli zoo. Sì, perché spesso, cioè, ci sta che uno non conosca un animale, ma il più è quando non li conoscono e sparano le boiate, lì che mi dà fastidio, cioè c'hai lì il cartello sotto al naso, leggilo. Vabbè, ognuno fa quello che vuole alla fine, non so nessuno per giudicare. Ok, mettiamo i vari animali dell'habitat. E poi boh, più o meno sono rimasti ancora, mi pare, 14 habitat da fare. Cioè, sì, mi pare. Oltre, vabbè, agli animali che speriamo aggiungeranno a breve.
spostiamo un altro canneto anche di qua. Voi che animali volete nel gioco? Qualcuno mi ha lasciato qualche commento e vi ringrazio. Spero ne arriveranno tanti di aggiornamenti. Sì, lo dico sempre. Per quanto riguarda Zoo 2 Animal Park, purtroppo ho i casini. Per ora non stanno uscendo video perché manca il materiale, perché davvero arrivati ai livelli alti del gioco è anche difficile proseguire e ottenere animali nuovi diventa sempre più difficile. Non impossibile ovviamente, però vabbè, vedrete. Poi ho visto che 3 o 4 di voi mi hanno chiesto di farli entrare nel posto libero del clan. Il fatto è che come faccio a decidere? Io quasi quasi opterei per far entrare prima chi me l'ha chiesto prima. E poi dopo lasciare comunque in lista anche tutti gli altri. Se a voi va bene sarei per fare così. Che poi alla fine i primi due mi hanno commentato con una differenza di pochissimi minuti, quindi ho dovuto andare a vedere sulla mail e nei commenti mi diceva sempre video, cioè commento di 2 giorni fa. Vabbè, appena possiamo, non vi preoccupate, vi aggiungo tutti nel clan. Allora, io adesso vi lascio qualche immagine di zebre, bufali, gazzelle e lichi del Nilo. Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi, commentate, condividete e spero di arrivare presto ai 2000 iscritti. Ci vediamo molto presto, da Nomasterano, zebre, gazzelle, bufali e lichi del Nilo è tutto, ciao!